Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su 7 Detto Dai. Sono incazzata nera. Praticamente sono andata tutto alla ricerca di oggetti e cose varie e cazzo sono morta. Sono morta, infatti il mio zaino sta lì cercando di scappare dei fottuti zombie che non avevo mai visto prima. Praticamente sono degli zombie con un caschetto rosso. Guarda, quello è rimasto incastrato lì e corre come un pazzo. Penso che sia uno di quelli. E praticamente mi hanno rincorso come pazzi, proprio correndo con quei caschetti rossi da baseball. Cioè, vaffanculo, mi hanno ucciso. Io avevo tolto la corsa agli zombie, quindi perché questi corrono? Maledetti. Mo sto andando allo zaino a recuperare la roba. Oh mio Dio. Oh mio Dio, vaffanculo, va! L'avete visto? Mo come lo semino a questo? Vaffanbagno. Stronzo, muori. Che poi corrono velocissimi, maledetti. Gli venisse una cancrena al piede. Che tanto già ce l'hanno, sono zombie. Vedi che è ancora dietro di me? Vaffanculo, è dietro di me! Mi ha pure infettato! Vai, via! Tanto ormai moriamo, che me ne frega! Non lo vedo neanche più, vaffanculo, stronzo! A pugni ti prendo! Vai via! Muori! Ma perché sono... Ma che stronzi che sono. No, veramente, non ci sono parole. Vediamo se riusciamo adesso a recuperare la roba. Tanto ormai non ha senso. Mondo sto. Dove stiamo? Ok, qua non ci vedono. Lo zaino sta là. Tra l'altro si sta facendo buio. Che gli venisse un colpo a quei maledetti. Mo piglio lo zaino e glielo faccio vedere io. Ci sta. Sta la roba buona lì. Dove sta? Uno l'avevo ucciso, tra l'altro. Poi sono morta perché mi è venuta quella cosa lì a forma di cuoricino che non ho idea di che cosa sia. Qua c'è un po' di roba che avevo raccolto, per fortuna non è tanto. Ma mettiamo il macete. Accetta subito a go go. È lui. Chissà mo dove sta quello stronzo. Ma io non capisco perché corrono. Sono degli zombie speciali esenti dall'annientamento della corsa. Tra l'altro mi vesto. Mettiamo questo, questo, questo. Questo e questo. Anzi, mettiamo questo. Cappello questo. Non c'avevo la giacca. A questo punto questo lo scrappiamo, eh? Qualcos'altro? Mi sa di no. Cioè, questa già ce l'abbiamo, la maglietta. Ma vi rendete conto? Ma dai. Comunque, ora vi faccio vedere un po' che cosa ho trovato. Ma perché corrono?
Ma io vorrei capire questa cosa, perché corrono? Ma è follia! Cioè, qua ci vuole la pistola, raga. Spero che non mi veda, perché se no so cazzi. Cioè, io faccio per sicurezza anche una porta. La crafto subito, subito, anzi ne faccio anche un'altra. Ma la rinforziamo. E fanculo, toh. Poi andiamo da quel lato che l'ho aperto pure, non si sa mai. Non sia mai che sti cosi che corrono, entrano e mi sfracellino tutta. Sbaglio sempre tasto. Perfetto. Proviamo. Ok. Bene. Ah, stavano lì le scale, non mi dite niente. Accendiamo la lucetta. Dove sta la biblioteca? Sta qua la libreria. Qua. Ah, tra l'altro ho scoperto che praticamente io guardavo solo mezzo su. Vedete che sono praticamente due. Io ne guardavo solo mezzo, quindi mi sono tornata ad aprire tutti. Però dai, bene o male ne è valsa la pena, perché ho trovato queste cosine qui. No. A parte che mi sono fatto qui che manco Valentino davvero, Dolce & Gabbana, ciao. Questo ce l'abbiamo, sì, però quello è il livello più alto, quindi questo lo pigliamo, lo scrappiamo. Gli occhialini da aviatore di merda li togliamo. Poi stiamo a posto. Clot, cioè ne abbiamo anche una valanga di clot. Ecco, queste sono le cose che ho trovato, che non so neanche se già le avevo, però io le leggo tutti qui insieme a voi. E leggiamo tutto, tutto, tutto quanto. Toh. Beviamo l'acqua, non so neanche quanto sto. Vabbè, ne avevamo bisogno. Poi forse dobbiamo anche mangiare. Andiamo un attimino, il personaggio ha cambiato anche la temperatura. Quindi ragazzi, non si scherza, stiamo anche morendo di freddo effettivamente. Ma mangiamo la carne così praticamente saliamo anche adesso che eravamo saliti un po'. Vaffanculo. È arrivata la notte. Ok, dovremmo essere a posto. Ok. Ma tutta sta roba la smistiamo qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi niente, ragazzi, praticamente adesso mi conviene. Questo io quasi quasi lo scrappo, ne faccio un altro, che dovrebbe venire di livello un po' più alto, mi conviene, penso. E mettiamo insieme alla valanga di bottigliette vuote che abbiamo. Dove sta il bu? Wooden bu. Craftiamo. Speriamo che sia sui 150. O addirittura 200, ragazzi. Benissimo. Poi, se qualcuno mi spiega gentilmente perché cavolo corrono quegli zombie pur avendo disattivato la corsa, ne sarei tanto grata. Grazie, ci vediamo quando risorge il sole. Rieccoci ragazzi, ben ritrovati. Praticamente, per me è passato tanto tempo, per questo dico così. Praticamente, mentre che ero in giro, mi ha cagato l'aereo sulla testa e quindi, visto che siamo proprio vicini, lo volevo prendere in diretta anche se non ho spazio nell'inventario perché ho trovato qualche robina interessante. Scrappiamo qui.
Al massimo, vabbè, questo lo buttiamo. Questo lo buttiamo. Mo vediamo che ci sta dentro. Ah, leggiamo. Leggiamo. Questo non so cosa sia, poi lo vedremo insieme. Benissimo, comunque questa roba l'abbiamo presa. Benissimo. C'è anche un altro drop di aereo. Che cazzo ho fatto? Ah, tra l'altro la roba che ho è perché praticamente l'ho droppata qua in giro, che ho trovato delle cosine interessanti o meno. Dov'è il mio machete? Eccolo qua. Ho droppato qualcosina, cibo, c'era un rifugio, una pentola che ho scrappato, insomma, cosine così. E adesso io volevo farvi vedere, praticamente io penso di costruire un rifugio qui. Qui perché vicino abbiamo l'acqua, anche se poi effettivamente la casa dove eravamo prima, dove era questa? Mi sembra che era questa la zona, in effetti non è lontanissimo. O magari lo farò qui il rifugio, così sia un po' in mezzo alla strada. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vorrei farlo bene o male qui. Volevo andare di là, ma zona rossa non si può. Quindi adesso torno a casa e prendo quello zaino lì. Ma ho visto là in zona il tipo che corre come un pazzo, ragazzi. Cioè, è velocissimo, è impossibile da uccidere. Io ho paura che mi uccida con tutta sta roba addosso. E tra l'altro avevamo anche un po' aumentato la salute, pochissimo, però sai, piano piano, due alla volta. E tanta roba poi. Oh, trovare così, shotgun. Bellissimo, andiamo ragazzi. Stiamo avendo davvero molta fortuna. Secondo me perché ho aumentato moltissimo la fortuna nel droppare le cose. Quindi secondo me è per quello. Ma va. Questa però non so, mi sa che la possiamo anche distruggere effettivamente, perché uno di legno, grazie, neanche proprio a dirlo. Gentili so, proiettili, questo scrappiamo subito. E mo la situazione si fa complicata. Questi li lascio qui, pigliamo questi. Poi lascio le penne perché tanto 13, raga, capirete. Ne ho un po' già nell'armadietto. E però si fa sempre più difficile. Io lascerei la rotting flash, tanto momentaneamente non ci serve. Anche questi che non so che cosa mi servano per non perdere più che altro tanto tempo. Cioè la batteria della macchina, ragazzi. Cioè subito. Anche se non costruiremo mai una macchina, però. Dico, a questa velocità, dico, siamo al 16° giorno e ancora non ho fatto un cazzo. Quindi figuriamoci. Pigliamo questo, ragazzi, tanta roba. Qua ne abbiamo già qualcuno, quindi lo possiamo prendere. La colla l'ho appena lasciata, quindi lascerò anche quella. Ritorniamo indietro. Praticamente questo video voi lo vedrete stasera perché adesso io devo tornare al lavoro. E che palle, purtroppo. Se deve lavorare, raga, per campà. Uccidiamo anche qualche zombie in diretta. Ma ci signora, ma lei mi spunta così dall'albero. Ma dico, un poco di rispetto per giovani. Oddio, mi definisco ancora giovane. Pensate, vi pensate proprio, questa è la scrappo, ciao. Mo, qua vediamo un attimino. Andiamo verso casa. Anche perché dico, mi sembra abbastanza distante poi da casa, quindi non c'è, cioè da dove, cioè possibilmente dovrebbe rispawnare la roba. Dov'è il palazzo? Mi sa che è quello.
Quindi cerchiamo di evitare a tutti i costi quei maledetti zombie. Però il pacco sta di là. Niente, ragazzi, mi sa che non riesco a... Sta anche scadendo qui. Tra l'altro non abbiamo neanche spazio. Vabbè, dai, vedo in diretta, tanto se muoio la roba sta qui. Pazienza, freghiamocene. Eccolo qui il pacchetto, cagato anche questo sulla testa. Oh mio Dio, leggiamo tutto. Cioè, praticamente mi insulterete per la roba che ho trovato e sputo nel computer. Cioè, ragazzi. Clot, via. Però, vabbè, tanto lo scatolo mo si rompe. Veramente non so che cosa fare. Via le bottigliette, momentaneamente pigliamo questo. E via anche la fibra, perché tanto quella la ripigliamo subito. Distrutto tutto, ciao. Quindi ragazzi, fatemi sapere, io cerco di rientrare subito a casa, ove possibile senza morire. Cioè la casa, cioè il posto dove abbiamo il letto. E ove possibile cercherò di costruire la casa in quella zona. Fatemi sapere se ho buona, se c'è, se è abbastanza. Dov'è la stanza? Dov'è la biblioteca? Raga, mi sono persa. Ma è questo il palazzo? Ah, sta di là forse. E fatemi sapere se la zona è buona, se è, così, se è abbastanza distanze, distanze per poter far riluttare la roba. E così inizio la costruzione perché dico già i giorni stanno passando, quindi voglio dire, ci dobbiamo anche sbrigare un attimino. Io mo torno al lavoro, voi quando praticamente vedrete questo video io sarò tornata e un casino. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, se vi piace like, commentate e iscrivetevi al canale. Tra poco non sarà più un suggerimento. O lo fai. Cioè, avete capito? Oh, va bene ragazzi, io vado, vi saluto. Tanti baci, baci baci. E dalla vostra Scricci. Ci vediamo al prossimo video. Bella!